Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per il gasolio. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Vedrai il filtro del gasolio situato in basso a destra del compartimento del motore. Spostare il tubo del liquido dei freni. Usa una chiave a bussola con bussola Torx da 20 per rimuovere le 5 viti di sostegno della flangia del filtro del gasolio. Quindi, con un cacciavite a taglio sottile, fare leva delicatamente sul bordo del coperchio del filtro per rimuoverlo. Solleva il coperchio della flangia. Stacca il filtro dalla flangia usando un cacciavite piatto. Mettilo in un bidone per il recupero dei liquidi. Anzi, puoi costruirtene uno. Guarda la nostra guida Costruire un collettore per liquidi. Adesso devi svuotare il filtro. Utilizzando una siringa o uno strumento di aspirazione, prelevare il gasolio in modo da poter pulire completamente la flangia con un detergente freni e della carta assorbente. Usa un cacciavite piatto sottile per rimuovere la guarnizione di gomma che sta sotto il bordo della flangia. Tutti i componenti utilizzati in questa guida sono forniti dai nostri soci fidati e anche loro ci aiutano a produrre sempre più tutorial. Trovi il link nella descrizione. Prendi la nuova guarnizione, monta il giunto del tappo. Ungi la guarnizione del coperchio. Prendi il nuovo filtro. Inserisci il nuovo elemento filtrante e spingilo verso il basso fino al fondo del suo alloggio. Siccome quest'auto non è dotata di pompa d'innesco, è indispensabile riempire il filtro prima di mettere in moto. Prendi un contenitore pieno di gasolio e riempi il filtro. Rimontare il tubo flessibile del liquido dei freni. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Justool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.